Allora, amiche e amici di Verde Matese, stiamo parlando con l'assessore Antonella Crocco. Di che settore specifico? Allo sport, alla scuola, cultura e rifiuti. Benissimo. Allora, una valorizzazione di Cusano Mutri non solo con la festa dei fughi, bensì anche con il palio dei giochi perduti che quest'anno è stato strappato, tra virgolette, da un'altra città. Sì, è stato strappato a Cerreto Sannita, noi purtroppo dico, perché sì, si poteva fare qualcosa di più bello. All'ultimo momento abbiamo deciso di ospitare questa tradizione, questi giochi, abbiamo fatto quello che potevamo fare, noi siamo nel mezzo di una sagra, la sagra del fungo porcino qui a Cusano Mutri, che si svolge dal 15 al 2 ottobre. Al 2 ottobre, assessore, ma qual è il segreto di questa sagra che va di anno in anno migliorando sempre? Sì, allora innanzitutto penso l'ospitalità, l'accoglienza che noi riserviamo ai turisti, a tutti. Poi c'è, oltre alla gastronomia, i piatti tipici, c'è tanta tradizione, tanta storia, tanta cultura e tante belle. Infatti abbiamo notato ogni anno, al 33esimo anno, che sia le strade, che quando uno entra è tutto un'altra immagine. È vero, abbiamo un'organizzazione grazie alla collaborazione di tutto, della Prologo, del forum, una grande collaborazione, si lavora in sintonia, in sinergia con tutti, cerchiamo di fare il meglio di quello che si può fare. Quindi valori, tradizioni da portare sempre avanti anche con questi giochi. Certo, questi giochi siamo stati felicissimi che si sono svolti qui a Cusano e sono bellissimi, una bellissima manifestazione, e invitiamo tutti a venirci a visitare. Grazie, buonasera. Grazie altrettanto. Amiche e amici di verdematese.it, stiamo parlando con il presidente dell'associazione Proloco. Sì, dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia, Comitato Provinciale di Benevento. Siamo qui in Cusano Mutri per questa rievocazione del palio dei giochi perduti. Può parlare un po' di questa rievocazione? Sì, in effetti è un torneo di giochi popolari che con varie tappe per poter definire dei vincitori e poi arrivare a Benevento per le finali a cui si sarà assegnato il palio. Lo scopo di questo palio è quello di portare all'attenzione delle giovani generazioni questi giochi che sono stati per generazioni e generazioni il momento formativo altissimo, perché erano momenti di socializzazione, momenti in cui si imparava a rispettare le regole, perché il gioco è anche e soprattutto rispetto delle regole. Attualmente, ovviamente, con il computer, con la rete e altro, ognuno si fa le sue regole, per cui abbiamo perso anche il fatto di stare all'aria aperta, di avere un po' il contatto. Oltre che la ricerca ha spinto molte prologo a fare della vera e propria ricerca sul territorio. Giochi specifici, quindi. Sì, in effetti noi abbiamo preso 5 giochi fra quelli che erano maggiormente diffusi in tutto il Sannio, sì. Per cui fra i tanti che ci hanno segnalato abbiamo preso i 5 che sono maggiormente diffusi, maggiormente conosciuti, che vanno dal Fortore alla Valle dell'Esina, al Matese, al Tammaro, certo, tutta l'area sanità. Sono il Mazzeppo,
qui lo, lo chiamate Mazzeppicchio, altrove Mazzeppiusa, ma il nome, ma il gioco è lo stesso: corsa nei sacchi, tiro alla fune, corsa col cerchio, la campana o campanone. Sono dei giochi che hanno trovato il consenso dei giovani, non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo. Forse ancora molti devono ancora, quasi ci si avvicinano con pudore, quasi come se fosse una cosa che non è all'altezza di essere, non va di moda, va di moda, oggi, non fa trend, ecco, non c'è, così è, però dà il però, suo fascino e il suo valore delle tradizioni. La manifestazione è inserita i giochi sono inseriti nella manifestazione provinciale Il Sannio tra sapori e folklore, che si terrà a Benevento dal 7 all'11 dicembre, dove parteciperanno tutte le prologue della provincia, quelle che vorranno parteciparvi, e dove verrà proposto il meglio della produzione tipica sannita, della gastronomia tradizionale. Ecco, lei no. Qui per anche per il fatto della sagra, di questa festa dei funghi in concomitanza. In concomitanza si doveva fare una tappa, c'è stato con un altro paese un piccolo problema, per cui abbiamo subito optato per Cusano Mutri. Abbiamo qui una proloco veramente eccezionale, che riesce veramente ogni anno a esprimersi al meglio, anche con i progetti di servizio civile che l'UMPL realizza ogni anno. Certo. Noi abbiamo attualmente 63 volontari che impegnati in progetti di valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio. Per cui era anche doveroso da parte nostra dare un attestato di stima. Bene anche come contesto, come il contesto. Io penso che questo sia dal punto di vista ambientale uno dei posti più belli. Non voglio fare ora l'incensata a voi del Marino. Però partendo da Lese, salendo fino a Bocca della Selva, è qualcosa di fantastico. Secondo me andrebbe valorizzata molto di più. Magari nei prossimi anni, ora l'abbiamo fatto nel contesto della sagra, qualche altro anno, magari spostandoci ma sempre in quest'area, qualcosa che va fatto per portarla maggiormente all'attenzione. Benissimo. E per dare anche l'esempio agli altri di cosa è riuscito a fare Cusano Mutri con le sagre, con le feste, quelle sagre che fino a qualche tempo fa qualcuno storceva il naso, ora tutti guardano al turismo enogastronomico con un interesse. Eccellenza dei prodotti. Dei prodotti, certo. Tanto è vero che i nostri prodotti li stiamo portando in buon giro, noi dell'Unione delle Proloco come Comitato di Benevento. Siamo stati ai Hot Med Festival alla Gaeta, Notte Bianca di Valmontone, saremo dal 13 al 23 ottobre a Santo Stefano Magra nelle Cinque Terre. Quindi, per cui altri prodotti sono stati portati da altri, ma noi abbiamo collaborato alla festa delle Proloco di Asti sabato e domenica scorsa. Quindi un po'. Cioè, è su questo che puntiamo, perché tutto questo va bene. La crescita culturale, far nascere nei giovani l'orgoglio dell'appartenenza. Io vado oltre il senso. Il mio paese, la mia città, come molti che è raro oggi dire la mia città, ecco. Avere anche rispetto. C'è anche l'orgoglio dell'appartenenza, per cui. Ma questo deve avere anche, ovviamente, non ne possiamo fare a meno delle ricadute economiche sul territorio, altrimenti. Tutti i comuni, tutti i posti, tutte le proloco si vuole fare, si vuole organizzare, ma non è colpa di chi, ma purtroppo bisogna stare sempre fatti dell'euro, di questi fondi, di questi. Noi dobbiamo questi trovare, soldi. Ma non possiamo sempre pensare ai contributi, dobbiamo trovare fonti alternative di finanziamento. Ecco perché ci stiamo investendo molto sui prodotti tipici, sull'enogastronomia. Torniamo ancora con la musica per verdematese.it per questo palio dei giochi perduti.
Grazie.